Ciao a tutti, io sono Andrea Saffirio e oggi vedremo come aggiungere varietà alle progressioni armoniche. In particolare parleremo delle tonalità maggiori, ma il principio è applicabile anche alle tonalità minori. Come probabilmente saprete, all'interno di una tonalità maggiore, ad esempio Do maggiore, è possibile costruire un accordo su ogni grado della scala. Avendo 7 note, abbiamo quindi 7 accordi possibili. Organizzando questi accordi in base alla loro funzione, quindi funzione di tonica, di dominante o di sottodominante, possiamo creare delle progressioni armoniche tonali. Avendo solamente 7 accordi, abbiamo sicuramente diverse opzioni, ma dopo un po' potremo sentire l'esigenza di espandere il nostro linguaggio, di aggiungere degli altri accordi. Ed ecco qui che entrano in gioco tutte le possibili sostituzioni armoniche che ci aiutano ad avere, diciamo, altri strumenti al nostro servizio per arricchire le progressioni armoniche. Quindi abbiamo detto che partiamo da 7 accordi possibili. Ora, il movimento più forte in assoluto a livello di tensione e risoluzione è certamente quello dominante tonica, quindi ad esempio Sol settima, Do maggiore. Quindi quinto grado, primo grado. Possiamo riprodurre questo stesso movimento anche non solo verso il primo grado della tonalità, ma anche verso tutti gli altri gradi. Quindi possiamo fare una dominante che risolve, per esempio, al secondo grado, al terzo grado, al quarto grado, al quinto e così via. Queste dominanti vengono dette dominanti secondarie. Secondarie perché, a differenza del quinto grado della tonalità, non sono effettivamente la dominante della tonalità. Sono secondarie perché servono semplicemente a rafforzare il movimento verso lo specifico grado a cui stiamo andando. Ad esempio, la dominante secondaria che va a Re minore, la settima, serve semplicemente a rafforzare il movimento verso il Re minore, tuttavia non implica una vera e propria modulazione. Qualcuno potrebbe chiamare i dominanti secondari come delle micromodulazioni ai gradi, che non siano il primo, della scala. Sentiamo ad esempio un turnaround in Do maggiore, quindi primo, sesto, secondo e quinto. Con gli accordi che troviamo naturalmente sui gradi della tonalità della scala. Proviamo ora a sostituire il La minore, quindi il sesto grado, con La settima, dominante secondaria di Re minore, quindi quinto grado relativamente al secondo di Do maggiore. Come sentite, la spinta tra sesto e secondo grado è decisamente più forte. Prima avevamo La minore, Re minore, adesso abbiamo la settima, se vedete ho messo anche la nona bemolle, e Re minore. Decisamente più forte. E così via, questo possiamo farlo per tutti i gradi. Ora, capirete da soli che avevamo 7 accordi possibili, se adesso possiamo avere un dominante per ogni grado oltre al primo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, abbiamo altri 6 accordi possibili. Il dominante che risolve a Re, La settima, il dominante che risolve a Mi, Si settima, quello che risolve a Fa, che è Do settima, quello che risolve a Sol, che è Re settima, La, che è Mi settima, e Si, che è Fa diesis. Quest'ultimo è l'unico che non viene molto utilizzato, primo perché, se avete notato, è l'unico di tutti gli accordi che abbiamo detto che ha la fondamentale fuori dalla scala, cioè dalla tonalità di Do maggiore, e poi perché effettivamente non capita molto spesso di utilizzare il settimo grado semidiminuito della tonalità maggiore effettivamente in tonalità maggiore, capita più di utilizzarlo come un secondo grado della relativa minore, quindi La minore. Quindi abbiamo detto, avevamo 7 accordi, ora ne abbiamo 6 in più. E questo già, diciamo, ci dà delle possibilità in più. Proviamo a applicare questa soluzione delle dominanti secondarie per arricchire la progressione armonica di un brano. Prendiamo ad esempio There Will Never Be Another You. Questa è la prima sezione. Nelle prime 4 battute abbiamo Mi bemolle major 7, Re semidiminuito, Sol settima, Do minore.
due battute di mi bemolle, una di re semidiminuito, una di sol settima e poi sulla quinta battuta do minore. Se volessimo arricchire questa progressione, potremmo inserire la dominante secondaria di re, che è la settima, per precedere l'arrivo del re semidiminuito. Possiamo fare questa cosa a catena e aggiungere tutta una serie di dominanti e quindi aggiungere anche la dominante di la settima, che è mi, salendo sempre di quinta. Quindi per andare al re semidiminuito faremo mi settima, la settima, con tutte le alterazioni del caso per assecondare la melodia. Quindi... Già, sentite che non è detto che sia per forza più bello, ma è un'altra possibilità e tutto ciò che ci dà possibilità in più è fantastico, perché poi siamo liberi di scegliere in base al nostro gusto. Quindi, grazie alle dominanti secondarie, abbiamo un'altra opzione da poter considerare. Cosa succede? Abbiamo finito qua con gli accordi disponibili? Assolutamente no, ne abbiamo molti altri da poter utilizzare. Un'altra sostituzione molto comune è la cosiddetta sostituzione di tritono. Lo spiego brevemente. Prendiamo un sol settima, le cui note essenziali sono sol, si e fa, ovvero la fondamentale, la terza e la settima, quelle che caratterizzano l'accordo. Dunque, se noi spostiamo il sol tre toni in avanti o indietro, dunque un tono, due toni, tre toni, arriviamo a re bemolle. Cambiando solamente il basso, quindi da sol a re bemolle, otteniamo un altro accordo che ha comunque praticamente lo stesso senso del sol settima. Sol settima può risolvere a do, re bemolle settima può risolvere a do. Ci siamo spostati di un tritono con la fondamentale, ma otteniamo un accordo simile, anche se con un colore leggermente diverso. Inoltre, questi due accordi hanno in comune queste due note, terza e settima di sol, che diventano settima e terza di re bemolle. Indovinate a che distanza stanno? Tritono. Quindi un altro motivo per cui la sostituzione di tritono si chiama così è che il tritono dell'accordo, ovvero la distanza tra terza e settima, si scambia. Terza e settima diventano settima e terza. Quindi questo è un quinto primo e questo è sostituzione del quinto primo. Questa cosa naturalmente si può applicare a tutte le dominanti, non solo il quinto grado, quindi anche alle dominanti secondarie che abbiamo appena visto. Dunque, se prima avevamo i sette accordi della tonalità più sei dominanti secondarie, adesso ognuna delle dominanti che abbiamo costruito possiamo sostituirle a distanza di tritono. Ad esempio, la dominante secondaria di re minore secondo grado di do è la settima, possiamo suonare mi bemolle settima. Dunque, questo era il nostro turnaround. Con la settima. Scusate. E ora col mi bemolle al posto del la. Interessante perché mantiene la stessa funzione, ma cambia leggermente sonorità. Quindi, un'altra opzione a nostra disposizione. Proviamo a applicarlo ancora una volta a There Will Never Be Another You. Dunque, ad esempio, possiamo arrivare a re settima invece che con il la settima con la sua sostituzione di tritono, quindi mi bemolle settima, e far precedere il mi bemolle dalla sua dominante, ovvero si bemolle settima. Dunque avremo si bemolle settima, mi bemolle settima e poi re semidiminuito sol settima. Simile come funzione, ma diverso come sonorità rispetto alla sostituzione di prima. Bene, adesso abbiamo molti più accordi rispetto a prima, ma non abbiamo finito qui. Ognuna di queste dominanti può essere preceduta da un secondo grado che lo prepara. Mi spiego meglio. Abbiamo detto che sol settima è il quinto di do. Quindi possiamo fare un quinto primo suonando sol settima, do maggiore. Come possiamo preparare questo quinto grado? Con un secondo grado, quindi re minore, sol settima, do, formando così un 2-5-1. Questo stesso principio possiamo applicarlo ad ognuna delle dominanti che abbiamo trovato, quindi sia le dominanti secondarie che le dominanti sostituite di tritono. Quindi abbiamo un mare di altri accordi che possiamo utilizzare.
prendiamo ad esempio il Mi bemolle settima, che risolveva il Re minore, che abbiamo citato poco fa, possiamo farlo precedere dal suo secondo, ovvero il Si bemolle. Per secondo si intende dire l'accordo con cui forma un 2-5, non il secondo grado rispetto a Mi bemolle. In questo caso Si bemolle minore, dunque avremo... Prepariamo l'arrivo del Mi bemolle settima. Come possiamo integrare questa cosa nelle sostituzioni che abbiamo fatto su There Will Never Be Another You? Vediamo subito. Ad esempio, potremmo preparare l'arrivo della settima con un Mi semidiminuito. Potrei anche usare un Mi minore, ma andando poi verso un accordo con la terza minore, l'accordo semidiminuito prepara meglio questa cadenza. Dunque avremo... Quindi Mi semidiminuito, La settima alterato, Re semidiminuito, Sol settima. Ok, benissimo. A questo punto, come dicevo, possiamo fare i secondi correlati anche delle sostituzioni di tritono. Per esempio potremmo far precedere il Si bemolle settima che avevamo detto prima dal Fa minore e il Mi bemolle settima potremmo sostituirlo ad esempio con un Mi bemolle minore settima, La bemolle settima, Re semidiminuito, Sol settima, quindi... Sono un sacco di accordi e onestamente, se dovessi scegliere la sostituzione più musicale possibile tra quelle che abbiamo appena suonato, probabilmente non sceglierei questa, ma ancora una volta sono tutti archi alle nostre frecce, sono tutte frecce al nostro arco, quindi tutte opzioni in più che possiamo utilizzare e quindi sono più che benvenute. Altre soluzioni possibili? Sì, ne abbiamo ancora qualcuna. Possiamo utilizzare i diminuiti di passaggio. Ad esempio, se siamo in Do maggiore e vogliamo andare a Re minore, secondo grado di Do maggiore, possiamo arrivarci con una salita cromatica attraverso un Do diesis diminuito. Vogliamo andare a Mi minore, possiamo fare un Re diesis diminuito. E così via. In realtà questi diminuiti non sono veramente un nuovo accordo. In realtà il Do diesis diminuito... per andare a Re minore, altro non è che un La settima mascherato perché non ha la fondamentale. Quindi l'accordo è praticamente lo stesso, ma cambiando la nota al basso cambia leggermente il colore. Quindi un'altra soluzione timbrica per noi. Ora, per applicare tutte queste soluzioni allo stesso brano, ho necessariamente dovuto inserire qualche forzatura, per cui se volessi inserire ad esempio un accordo diminuito su queste prime battute di There Will Never Be Another You, noterete forse che c'è una nota che non ci sta benissimo con questo accordo. Tuttavia, diciamo, può funzionare la sostituzione. Quindi praticamente ho inserito un Mi bemolle diminuito per andare a Fa minore settima, Si bemolle settima, che prepara l'arrivo di Mi bemolle minore, La bemolle settima, che preparano l'arrivo di Re semidiminuito, Sol settima. Sol settima che a sua volta, volendo, potremmo sostituire con un Si diminuito, che risolve a Do, quindi... una sonorità un po' diversa da... quindi interessante. Infine, ultima risorsa a nostra disposizione nell'ambito dell'armonia tonale, sono i prestiti modali. Non vi ammorberò con tutte le ragioni che spiegano i prestiti modali. Diciamo semplicemente che prendiamo in prestito degli accordi da un modo parallelo a quello in cui siamo. Siamo in Do maggiore? Prendiamo in prestito un accordo che si trova sulla scala, ad esempio, di Do minore, Do frigio, Do qualsiasi altro tipo di Do. L'importante è che la fondamentale sia la stessa. Proviamo a applicarlo adesso alle ultime 8 misure di There Will Never Be Another You, che sono queste qui.
Ok, abbiamo La bemolle maggiore, Re bemolle settima, Mi bemolle major 7, La minore settima, Re settima, Mi bemolle major 7, La bemolle settima, Sol, non ricordo che tipo di Sol ho fatto, credo Sol settima alterato, Do settima, Fa minore, Si bemolle, Mi bemolle. Ok, a questo punto possiamo inserire La bemolle minore sesta, prestito modale, anche se l'accordo originale in realtà è molto simile a questo. E poi invece del 2-5-1 finale possiamo inserire un quarto minore settima bemolle, quindi La bemolle minore settima, Re bemolle settima. Cambia parecchio, suona quasi più come una cadenza, diciamo, plagale, come effettivamente è, perché è un quarto primo, anche se è un quarto minore. Invece di fare... abbiamo... utile per cambiare sonorità. Oppure ancora, al posto del primo grado, possiamo mettere il secondo grado bemolle major 7, ovvero Mi major 7. Molto interessante perché ci dà l'impressione di muoverci in una tonalità completamente diversa, ma avendo una nota in comune che è proprio il Mi bemolle, o Re diesis se vogliamo, ha un legame particolare con la tonalità. Questa è la cadenza originaria. Se sentite la melodia ci dice risoluzione, ma l'armonia ci dice che stiamo andando da tutt'altra parte. Questo contrasto è molto interessante e si usa spesso per finire i brani. Talvolta lasciandolo sospeso, altre volte risolvendo. Ovviamente ci sono molte altre soluzioni, ma queste sono quelle principali e già vi accorgerete che esplorando tutto il mare di accordi che abbiamo nominato, partendo dai 7 accordi che avevamo, adesso siamo su una quarantina di accordi possibili, possiamo veramente fare di tutto e di più alle nostre progressioni, abbiamo tantissima scelta. Grazie a tutti e alla prossima lezione.